Grazie ancora, Vic. Sei il migliore. Sono in debito. Ancora per poco. Vai, Roccia. Fagli vedere di cosa sei capace. Quando sarai qualcuno, non dimenticarti da dove vieni. Contaci. E quanto ci metti? Jackie? Sto arrivando. Dammi un attimo. Oddio. Andiamo. Jackie? Il tuo chakra del cuore sembra un po' scombussolato, piccolo. Il chakra del cuore? Ma devi stare attento alle energie negative. Ed evitare il rosso, qualsiasi cosa di rosso. Oddio, non voglio interromperle. Di qualcosa di imbarazzante per cui possa prenderlo in giro per i prossimi anni, ti prego. No, che occasione mancata. Donna. Posso liberartelo, ma devi stare attento alle energie negative. Ed evitare qualsiasi cosa di rosso. Non stava sentendo, ho dovuto ripetere io. E là? Ti aspetta nella sua macchina. Sì. Ha parcheggiato qui vicino, davanti a Gramsci. È già qui? Ok, cerco di venderci al meglio. Questo non me l'aspettavo, pensavo di dover essere noi a andare da lui. Che fai? Le guardi? No. Vi ascolta, ho un problema delicato, ti chiamo per questo. Il numero di attacchi di cyber psicopatici in città è in aumento. Per te non sarà una novità, però per me è una cosa importante. Per diverse ragioni. Alcune persone sono convinte che la cyberpsicosi si possa curare. Certo. E so esattamente come suona. Ma credo che una terapia sperimentale sia sempre meglio di un proiettile nel cranio. Se sento di un possibile attacco ti chiamo. Magari puoi indagare prima che la Max Tac arrivi sul posto. Ma ricorda, non uccidere nessuno. Metti fuori combattimento l'assalitore e io manderò qualcuno a prelevarlo. Spero che sia tutto chiaro. Ho detto chiaramente che sono molto più bravo a uccidere che a stordire, ma esistono vari modi per neutralizzare i nemici senza ucciderli. KO non letali, hacking gravity non letali, armi non letali, granate EMP e alcuni gadget a combattimento, mod per armi che cambiano i danni non letali. Se un'arma, un gadget a combattimento o un hacking rapido infligge danni non letali, ciò è menzionato nella descrizione. Ma fammi capire bene, a parte che il pericolo è molto alto in Psycho Killer. A quanto pare Regina vuole trasformarti in una macchina da guerra per la lotta contro la cyberpsicosi. È tipo Psycho Hunter? Comprensibile visto che la maggior parte dei nostri eroici sbirri sembra volatizzarsi appena sente la parola cyberpsicopatico. C'è solo una cosa che ancora non capisco. Perché li vuole vivi? Esatto! Una cura sperimentale? È folle! Paid in full, paga il tuo debito con Victor. Oddio, giustamente, ovvio che devo pagare il mio debito con Victor. Non conosco molti bisturi disposti a installare ottiche Kiroshi a credito e sulla fiducia. In realtà ne conosco solo uno, Victor. Magari quando avrei fatto i soldi non dimenticarti del tuo vecchio amico, ok? Ma certo. Ti devo attendere. E beat the brat era quel pugile, giusto? Non mi interessa. Ok. Psycho Killer non è certo il momento, abbiamo qui fuori the show che ci aspetta. Volevo giusto sentire la signorina Misty. Come vanno gli affari, Misty? Bene? Sei la prima persona che entra qui da 2 giorni. E 2 giorni fa era il ragazzo della pizza che si era perso. Quindi non benissimo. La gente di questa città ha perso il proprio legame spirituale. Ma, beh, sai, sono qui per servire loro, non il contrario. Terrò per me il mio cinismo, Misty. Ma penso che dovresti pensare a una ipotesi di affare differente. Ma questo signore, no? È un gorilla della affiliazione Animals. È ricercato a Night City con una classe taglia 3. L'NCPD mette delle taglie sulla testa dei criminali più ricercati della città. Se neutralizzi un ricercato, la città ti ricompenserà con un generoso trasferimento di denaro? Il ping che facevo, abbiamo detto?
Non me lo ricordo mica che faceva il ping. Proverò il ping. Violazione ci mette molto tempo. Emette un ping nella rete del bersaglio per rivelare tutte le persone e i dispositivi connessi a essa. E non c'è nessuno di connesso. E questi sono della NCPD. Poliziotti. Cioè, questo è un ricercato. E quello è un netrunner. Della NCPD. Perché c'è così tanta polizia qui dietro? Allora, dovremmo tentare di mettere che io a lui. Lui sembra un bouncer in questo momento. Cosa sono gli esseri della rete se non anime che vivono? Lui non ha a fianco un simbolo da teschio. Sembra, secondo il nostro dispositivo, che sia gestibile. Ma lo possiamo fare in mezzo alla strada? Io ho un... cioè, sento un debito verso Victor che odio. Odio avere un debito così grande. Cioè, mi sta simpatico Victor, ma voglio ripagarlo. Salve. Lei mi sta guardando tranquillamente, vero? Non posso metterti e spararti. Vero? Non ho armi non letali. Come funzionano le tagli? No, non voglio certo iniziare una sparatoria in mezzo alla strada. È anche molto poco professionale. Posso venderlo a quelli della NCPD? Salve. Non è che dovete essere sospetti, non sto facendo niente. Volevo parlarvi. Fa tutto schifo. Era un crimine, stanno rivivendo un crimine. Salve. C'è un ricercato da voi proprio lì dietro. No, eh? Ehi, fa attenzione. Oddio, scusi, scusi, signorina. Ok, credo che per il momento lasceremo stare quel signore. Anche se avrei voluto un po' di soldi. Questo sembra netrunner della NCPD. C'è molto giro qua dietro. E quello cos'è che mi si risalta così tanto? Fatemi giusto capire che la città è nuova per me. È una... ah! Vuoi raggiungere una posizione di viaggio rapido posizionando il cursore su di essa. Ok. Ok. Chiarissimo. No, non mi interessa in questo preciso momento. Ma sono molto contento di sapere che sia un'opzione. Va benissimo. Questo? Non posso mai interagire, posso solo hackerarle queste cose, credo, vero? Distraendo nemici. Beh, poi chissà, magari avendoci qualche altra... altra NCPD? Sì, non corriamo davanti a loro. Salve agenti, buon massacro a quanto pare. Oddio, lì c'è una sparatoria in corso. Non ci interessa minimamente essere in quell'area. Che diavolo di posto è questo? Oddio, questo è il pappone. Poliziotto, tu chi sei, scusami? No, sei un abitante. Avevo visto qualcosa di più... no, non volevo hackerare, volevo capire che cos'era. Ah, il veicolo, mi dice. A trazione posteriore, vincitore del premio auto dell'anno per 5 anni di fila. Cool. Ci sono... ah, salve. È un piacere. Yo, Mr. V. Che piacere. Yo? Dexter Dashone in carne e ossa. Bello in carne. Andiamo. Mi sembra una cosa davvero stupida da dire. Posso chiederti una cosa così su due piedi? Preferiresti vivere in pace da signor nessuno, morire vecchio, puzzando di piscio, oppure andartene col botto, profumare di buono, ma non arrivare al tuo 30° compleanno? La seconda, è ovvio.
I signori nessuno non sopravvivono a Night City. Pronto? Se non sei qualcuno, svanisci nel nulla. Night City non ti lascia scelta. Oh, e invece sì. Vedi, sul lavoro io scelgo di essere il signor Relax. Ma se qualcuno prova ad approfittarsene, beh, la bestia si risveglia. Ed è per quello che sei tornato dopo 2 anni? Cerco gente per un lavoro serio. Una cosa grossa, non come assaltare il covo di qualche scav. Sì, perché me? Perché non sei rimasto a parlare con Jackie? O con T-Bug? Io sono un loro gregario. Aspetta. Ora ho io una domanda. Perché tutto questo, Dex? Perché io? Potevano esserci Jackie o T-Bug qui ora. Potevamo dirci tutto al telefono. Sarò all'antica. Ma mi piace guardare negli occhi chi fa affari con me. Ho già avuto il piacere di incontrare Jaxter. E la dolce T-Bug mi ha dato una mano 2 anni fa. Quindi, eccoci qui. Detto ciò, ho dei lavoretti preliminari apposta per te. Preliminari? Sentiamo, che lavoro è? Ti fidi molto poco? C'è questo prototipo, un biochip a essere precisi. Bisogna recuperarlo, semplice. Suppongo appartenga a una corporazione. Arasaka. Oh. Non sarà un problema, no? Certo che no, ma... Se posso danneggiare l'Arasaka sono solo contento in questo momento. Ma dovremmo essere molto cauti. Niente sconti per i corporativi. Cazzo, hai proprio le palle. Questo sarà l'inizio di una splendida amicizia, basata su un sacco di enti. Ok, ottimo presupposto. Hai un piano? 2 cose. Primo, c'è un problemino con i Maelstrom. Dobbiamo risolverlo. Che problema? Secondo, un incontro. Semplice. La cliente che ha commissionato il lavoro è apprensiva. Vuole parlare con la squadra. È come te, quindi. La cliente. Che storia è? Perché vuole un incontro? Si chiama Evelyn Parker. Non è stato facile scoprirla. Ho sparso la voce che cercavo informazioni. Ok, e? Dei fratelli di Pacifica mi hanno risposto. Hanno detto di smettere di indagare. Fine della storia. Comunque, la cliente vuole incontrare uno della squadra. Qualcuno che sarà presente. Ha dei contatti la signora, quindi. Il sottoscritto non ci sarà. T-Bug non è tipo da incontri. E Jackie non è adatto per certe cose, sai, no? Quindi resti solo tu. È una posizione forse scomoda, vero? Quanti euro-dollari stiamo parlando? Pronto? Qual è il problema con i Maelstrom? Qualche rogna? Inserisci lo shard. Come no? Ho una storiella per te. 2 settimane fa una gang di psicopatici ha assaltato un convoglio della Militech e l'ha derubato. La corporazione non sa che c'entrano i Maelstrom. Vedi, il convoglio trasportava il Flathead, un bot da guerra, un prototipo. Una aggeggina militare che mi farebbe molto comodo. Ah, chiunque farebbe comodo. Se non otteniamo quel bot, non avremo quel chip dell'Arasaka. E quindi dovremmo rinunciare al nostro ambito lieto fine. Ma non esaltarti, è un giocattolo usa e getta. Ora, io quell'affare l'ho comprato dai Maelstrom. Il problema è che l'ho fatto da un gentiluomo che si chiamava Brick. Dico chiamava perché Brick era il capo. 3 giorni dopo aver chiuso il nostro affare, il suo amico e socio Simon Randall, soprannominato Royce, gliel'ha messo nel culo. Ora comanda Royce. E non ho idea se intenda tenere fede al patto del suo predecessore o meno. Ma lo avevi già pagato? E come se non bastasse, una certa Meredith Stout della Militech ha iniziato a interessarsi al convoglio. È un agente corporativa, direi proprio di sì. Agente corporativa, qual è il suo gioco? Non ne ho idea. È andata in giro a fare domande sul convoglio come un'indemoniata. La sua unica pista si trova legata nel suo bagagliaio. Probabilmente aspettava il convoglio che non è arrivato. Il colletto bianco nel bagagliaio deve essere il suo sospettato.
Non ha scoperto niente da lui o su di lui. Se lo tiene stretto per sicurezza. Ma deve trovare il bot rubato prima che i suoi capi scoprano che ha fatto un casino. Ottimo lavoro di deduzione, Mr. V. Ovviamente, sfrutta pure queste informazioni nel modo giusto. Per farlo ti serviranno i dettagli di quella tizia. Eccoli. Va bene. So tutto quello che serve. Mi metto al lavoro. Musica per le mie orecchie. Fisso un incontro con Miss Parker a Lizzie's Bar, ma al Flathead dovrai pensarci tu. Non ne avevo dubbi. Un'ultima cosa, Mr. V. Vita tranquilla o finale esplosivo? Ci vediamo. Finale esplosivo è la soluzione. Ma non mi dispiacerebbe che fosse un po' più in là dei 30 anni. Eseguire alcune azioni ti permette di ottenere reputazione. Fatti un nome aumentando la tua reputazione nel sottobosco criminale di Night City, così facendo otterrai accesso a nuove opportunità. Jackie? Dexter, ho parlato con Dex. Il panzone è un pezzo grosso, in tutti i sensi, vero? Vuole vedere se siamo all'altezza. Spremermi lo fanno tutti. Quello sa proteggere i suoi affari. Vorrei sedermi, ma... Vuole passarci alcuni lavoretti. Immagino dei preparativi. Prima di affidarci un grosso lavoro. Non posso sedermi, ok. C'è un robot da combattimento, un prototipo militare che i Maelstrom hanno rubato. Dex li ha pagati per averlo. Poco prima che ci fosse un cambio al vertice di quei pazzoidi. Sì, sì, ho sentito la storia. Royce contro Brick, un cambio non proprio indolore. In sintesi, Dex vuole che parliamo con Royce. Mi ha anche dato il contatto di un agente della Militech, ma... non so quanto possa aiutarci. Ah, splendido. E sai? Non mi sembri elettrizzato. Cosa sai di Royce? Lui è completamente schizzato. I fattoni sniffano droga. Royce sniffa cromo. Oddio, e noi ci dobbiamo andare a... parlare di affari? E poi c'è l'altra faccenda. Devo incontrare la cliente che ha commissionato il lavoro, Evelyn Parker. Tu? E Dex che cosa fa? Se ne va in giro a olociattare e smanettarsi in limousine? La Parker vuole incontrare qualcuno della squadra, Dex è d'accordo. Saprà quello che fa. Quindi, che cosa vuoi fare? I Maelstrom o la Parker? Quale prima? Direi decisamente la Parker. La Parker. Credo sia meglio vedere lei prima. Capire che tipo è, cosa vuole. E capire cosa possiamo utilizzare per trattare con i Maelstrom. In questo caso io vado da Whole Foods a tastare il terreno. Annuso un po' in giro. Hasta luego. Ok. Abbiamo un punto attributo e un punto talento. E come ho detto che ero rimasto indietro, per ora... continuerò di qua. Assalto salirà sicuramente. Prima o poi. Non ci ha sbloccato niente, eh? Il livello necessario del relativo attributo per sbloccare questo talento è 11. Ok, quindi non è tanto quanto potenzio questa roba. È proprio il livello attributo. Comunque tanto vale iniziare a massimizzare questo allora. Ok, molto interessante. Molto interessante indeed. Diario. Vai a Lizzie's Bar tra le 18 e le 6 del mattino. Non so se Evelyn Parker ha ricevuto le migliori informazioni di tutta la città, le più grandi stronzate oppure la stella più fortunata di tutto il firmamento. Cazzo, forse tutte e tre le cose. Per fortuna Dex ha mandato te a quell'incontro. Hai un'area più distinta, se va tutto bene, diventerà un ottimo contatto per noi. Sai come funziona, qui a Night City non vai da nessuna parte senza contatti. Quindi non mandare tutto a puttane. Chiaro. E il recupero. No, ma è, come ho detto, mi interessava più prima sentire qua. Quello che mi sta di mezzo è che abbiamo quell'agente corporativo che è
Esatto, Meredith Stout. Grande incognita. Ed è opzionale. Ce l'abbiamo sul telefono per caso? Sì che ce l'abbiamo. Ok, un secondo che abbiamo un messaggio. Mister V, qualche informazione per stuzzicarti il palato. Il biochip in questione è in realtà il cosiddetto Relic, un dispositivo all'avanguardia pensato per i più ricchi. Quanto pare la migliore assicurazione sulla vita disponibile sul mercato. Io e te nuoteremo negli eurodollari. Ok, non mi interessa fregare The Show al primo lavoro serio che mi offre. Ovvio che sono tanti soldi, ma come ha detto lui, questo è vero, contano più i contatti. Io devo riprendere la mia scalata e per farlo devo avere degli appoggi e devo creare una rete di contatti e una rete di fiducia. Che non sarà facile. Per niente. Regina Jones è quella che ci ha chiesto quelle cose strane sugli psicopatici, giusto? E non è quello il loro tecnicamente corretto nome, ma ci siamo capiti. Che ore sono? 17:24, è quasi l'ora. Era dalle 18, giusto? Dalle 18, va benissimo allora, mappa. Siamo anche vicini. Non prenderò la macchina. Direi che ci facciamo una passeggiata. Lì so, quello là che simbolo è? Un posto dove si può mangiare. Ma presto, non ho fame. Voglio solo ricordarti che c'è già stato uno scambio di Eddie tra me e i miei stimati amici Maelstrom. Ecco, l'ha già pagato. 10.000 euro dollari, tondi tondi per la precisione. Perciò quando andrai da loro per prenderlo, non farti spillare altri soldi, come probabilmente cercheranno di fare essendo dei maestro. Grazie. Ti servirà buona fortuna. Già. Abbiamo comunque già installato un sistema di traduzione, vedo. Molto comodo. Quando vediamo quel nella mappa qualcosa, un cono di visuale, vuol dire che ci sono anche persone più aggressive. Noi abbiamo bisogno di soldi, quindi se trovassimo qualche facile preda isolata, non per strada, non voglio fare operazioni per strada, a meno che non sia strettamente necessario, ovviamente. Per esempio, lì ho visto che c'era... quello era un simbolo di un poliziotto. Oh, una sparatoria questa. Che diavolo sono questi? Malvivente, teppista. Sono dei Tiger Claws. Hanno taglie. Ma sono taglie abbastanza piccole in realtà. 40. 40. SC non so per cosa stia però in realtà. Night City è famoso per la sua brutalità. Finire vittime di un crimine fa parte della vita di tutti i giorni per gli abitanti di questa città. Dovessi incontrare una situazione ostile, potrei scegliere se intervenire o meno. Ok. È stato più utile prendersi questi 79 dollari? E andarsene. Così. Come se avessi ucciso due di voi. E consegnati alla polizia. Bisogna pensare anche al maggior guadagno per il minor rischio. Una buona mente imprenditoriale è difficile che perde il vizio. Scusate, sono un po' di fretta in realtà. In realtà non sono affatto di fretta. Non so perché mi è venuta fretta. Ogni tanto viene. Beh, ho un problema con i ratti nel mio quartiere, un po' come tutti. Solo che questi ratti sono di dimensioni umane e somigliano un sacco ai Tiger Claws. Il più grosso è una certa Taki Kenmochi. Fa un favore alla tua fixer e dalle una ripassata, ok? Dettagli allegati. Sono un mercenario, quindi una ripassata mi sta anche bene, ma... ogni volta che andiamo da Walkpost... No, non era questo. Dov'è? È sempre Psycho Killer, no? Contratto. Pericolo alto. Alle macchine da pacinco. Contratto sicario. Taki Kenmochi, edificio residenziale all'incrocio tra Cortes e Kennedy Street.
Ho un posticino in questa zona di Kabuki. Pochi lo sanno, ti do il benvenuto nel club e preferisco che le cose restino così. Il problema è che una certa stronza dei Tiger e i suoi amici ha aperto una sala pacinco praticamente fuori dalla mia porta. Potrebbe crearmi problemi in futuro. Fammi indovinare, stai pensando che nascondersi in Bella Vista sia meglio? Sì, col cazzo. Quando? Non se. L'NCPD prenderà provvedimenti per quelle macchine da pacinco? So che andranno a ficcare il naso anche nel mio rifugio. Non posso rischiare che vedano qualcosa che non dovrebbero. Bisogna agire, vai all'edificio residenziale dove la Tiger di nome Taki Kenmochi gestisce la sala pacinco. Occupati di lei. Gli altri Tiger in zona recepiranno il messaggio e se ne andranno di fretta. Ok, questo posso farlo e sono... Siamo ancora in tempo per rendere fruttuosa questa giornata. E le operazioni da sicario mi piacciono molto di più. Quanto è lontano questo incarico? Molto poco. Ok. Vedi? Sentivo di avere fretta. Forse il motivo era questo. Sono da solo. Non particolarmente armato. Non ho un fucile di precisione, cosa che avrei voluto. L'operazione da sicario. Anche perché il mio obiettivo è uccidere, non buttarmi nella mischia. Quindi eliminare il mio bersaglio e andarmene. Scusa? Sarebbe il top. Però sono ancora civili. Bene. Hai sentito cosa è successo al numero 5? Cosa? L'ha picchiata ancora? No, lei l'ha ammazzato, gli ha sparato. Non ci credo. Sei sicura? Ai, del numero 6 ha visto tutto, me l'ha detto lei. Ai, quella dice un sacco di stronzate. Granate. Serio? Il proiettile ha trapassato. Ok, se mi date cose di questo genere io le prendo tutte. Le bande di Night City. Questa era gratis o l'ho pagata? No, l'ho pagata, maledizione. Ero quasi convinto che sarebbe stata gratis. Non so cosa sia quello, ma non è qualcosa con cui posso interagire realmente. Va bene. Di qua non si sale. Forse non era necessario. È lui il mio obiettivo? Tiger Claws. È un Tiger Claws. No, non è il mio obiettivo. Salve. Oh, cazzo. Cazzarola. No, no. Non era quello che doveva succedere. Perché mi continua a togliere la mia arma? Ok, signori, parliamone meglio. È andato tutto molto male. Ok. Scusate, signori. Davvero? Oh, cazzarola, quanti siete? Mi stanno facendo male, dimmi che non mi stanno circondando. No. Diamocene due, va. Ok, questo era davvero tosto come lavoro. Forse un pizzico troppo tosto per quello che era il mio arsenale al momento. Cosa sto colpendo nella vita? No!
ricordatelo. Salve. Ok, che ho molti colpi, ma qui se li finiscono molto velocemente. Diavolo, quanto sono resistenti. Grazie al cielo. Così si fa. Un Tiger in meno in città, eh? Apprezzo la tua abilità nel risolvere i problemi, V. Contratto chiuso. Anch'io apprezzo la mia abilità, ma sono davvero sopravvissuto per poco. Posso collegarmi? È cambiato tutto, ovviamente, bastardi. Allora, perché sarebbe E9 BT, poi diventerebbe 1C E9 BT, posso salire probabilmente. Poi mi perdo però. Perché questo è il... Ah, ma sono diversi o... Non capisco. Allora. Comunque si parte dall'alto, quello è obbligatorio. Quindi per partire subito ficcanti potremmo andare su questa linea. Vediamo che succede. Ok. Quindi ne ho fatti 2 su 3. Come funziona? Perché comunque è un tentativo solo. E ho fatto anche parecchia esperienza. Come funziona? Fatemi capire. Quindi noi adesso, a parte il nuovo livello, che è stupendo, molto comodo, inventario, zaino, consumabili, cosa abbiamo trovato? Roba nuova, ma che ci dice poco. Granate ne abbiamo ancora un tot, meno male. Abbiamo trovato un casco. Oddio. Addirittura uno slot mod vestiti, ma chi va in giro col casco? Devo stare in una zona di guerra. Accessori mod. Che adesso vorrei capire come poterli utilizzare. E una pistola che questa, per esempio, possiamo... smontarla. Ok, questo ci ha dato delle componenti. Stupendo. In creazione. Adesso abbiamo sbloccato queste cose, a quanto pare. Qui si può sempre smontare. Dovrò prendere questo talento artigiano io comunque, perché se è quello che serve. Meccanico provetto. Andiamo a vedere poi questi. Il crafting secondo me sarà abbastanza utile. Potenziamenti. Servono parti, ok. Che non abbiamo ovviamente. Ci mancano oggetti non comuni. 13 di 15, ok. Invece la mod. Se io clicco la pistola gli posso dire di aumentare la portata e meno tempo di mira. Tempo di mira è davvero risicato, cambia poco. Dovrei vedere più che altro il tipo di mirino. Che sulla pistola ci può stare. E... un po' particolare come mirino. Però ci può stare anche questo. Siamo ancora vivi. A fatica. Abbiamo ottenuto qualche risorsa e qualche oggetto. Ok, questo è un fucile. Questo non è solo un accattone. Armi con rimbalzo. Le armi tradizionali permettono di controllare la direzione di rimbalzo dei proiettili. Si è installato il cyberware coprocessore balistico e il modo generatore di traiettoria per ottiche Kiroshi. Ok.
Ok, si possono fare cose molto particolari. Quindi lui ha un DPS molto alto. Può aver installato un silenziatore, è quello che vuol dire? Non ha un gran moltiplicatore di danni colpi alla testa, però. Cioè, la pompa è stato un po' deludente. Tutti quanti possono avere... Ok. E come sei? Tu sei particolarmente meglio. E la mod posso toglierla qua. Come funziona? No, non era quello che volevo fare. Volevo andare in inventario, zaino. Cliccare questo simpaticone. No. Non posso togliere le mod quando non sono equipaggiate. Ah no? Non posso togliergli la mod? Rimuove. Ah, tasto centrale, scusate. Sono un vero cretino, ci sono due tab diverse. Ok, ok, torna tutto. E quest'altro simpaticone lo smontiamo. Cosicché noi in... possiamo adesso potenziare la pistola. O possiamo potenziare direttamente lui. Potenziamo, vediamo come funziona. Ok, adesso si tratta di altre componenti ancora. I proiettili possono rimbalzare sulle superfici. Ok. Ok. Questo si può fare per le armature, si può fare per tutto. Quindi se noi non volessimo fare soldi... Potevo farlo da... Pardon. Devo ancora iniziare a capire come muovermi al meglio. Nello zaino. Armature. Questo casco che non metterò mai. Montare. E... non c'era altro? Credo di no. Poi vedi, questi componenti per hacking... Ok, sono segnati qua. Vengono utilizzati per alcuni hacking rapidi che io non so bene come vengono utilizzati e perché. Quindi per ora non toccherò niente di quello. Se andassimo su creazione... Detto ci manca meccanico provetto, giusto. Potenziamenti, se volessi potenziare anche la pistola... Non lo posso fare perché ci mancano i componenti. Oggetti comuni. Ok. Su personaggio. Allora, incapacità tecnica, creazione. Serve artigiano. E in ingegneria serve meccanico provetto. Come funziona? No. Ingegneria è proprio l'utilizzo di robe. Armi quelle particolari, ecco. Ma la creazione non mi dispiace come concetto. Creare gratuitamente un oggetto, messa a punto, trasformare i componenti in bassa qualità in altri di qualità superiore. È da crafter. Ci devo pensare molto bene. Sapete cosa vi dico? Sì, adesso ho difficoltà economiche, ma io un giorno sarò ricco. Sarò ricco sfondato. Voglio davvero spendere il mio tempo a migliorare oggetti quando posso farlo con il vil denaro e farlo fare a qualcuno meglio di me. Direi di no. E non sono neanche così tanto flash, quindi forse quel dare quel quinto punto in capacità tecnica è stato eccessivo. I colpi di rimbalzante in più, cose così, sì, ci sta. Le armi tecnologiche anche, ma non... al momento non mi ispirano così tanto. Sarò meramente onesto. E su... cosa abbiamo qua? Silente e letale. Danni inflitti... ok, quello è proprio lo stealth. Che potrebbe andare in sinergia però col sicario. Nel senso che se avessi un fucile di precisione silenziato...
Questo ne acquisirebbe molto sul colpo singolo sul bersaglio. E considerando che mi sembra di aver capito che molte persone qui siano molto forti, potrebbe essere una combo interessante. Questo dopo aver sconfitto un nemico... Ah, aumenta la velocità di movimento. Quindi uno potrebbe anche darsi alla fuga poi. L'essere sicario non mi dispiace invece come metodologia. Non mi dispiace affatto. Non sono propriamente furtivo, però vorrei essere rapido e letale. E atletica? Salute? Capacità di trasporto, che potrebbe essere comodo. Tendo a essere un order, un accumulatore, quello è sicuro. Resistenza massima aumentata, ok, è proprio... Che sarebbe anche quello bello da portare avanti. Lacking non sarà mai, diciamo, il mio punto di forza. Mi concentrerò probabilmente su pistole, assalto, atletica, lottatore di strada forse. E queste due. Comunque non sono pochi branch su cui sono interessato. Quindi per ora, finché non ho punti da dare, e so che vorrò avere un cecchino da massimizzare poi in un secondo momento, continuiamo su assalto e massimizziamo intanto la prima passiva. Creiamo un ordine. La progressione dell'abilità è molto indietro perché abbiamo utilizzato poco. Abbiamo utilizzato pistole al 30% e assalto al 34%. Dovremmo sparare molto di più prima di diventare abili. Ma faremo tutto. Un passo alla volta. E siamo quasi in tempo per andare... No? Prima cosa, non ho messo il mirino. Sì, l'ho messo, sì. Teniamoci qua. Giù. E andiamo da Lizzy. Ci hanno trattenuto. Erano qua dietro loro, vero? Sì. E qui cosa abbiamo? Qualcuno si è lasciato degli euro dollari qua? Scusami. Livello necessario 10. Chi è che lascia incostruito questa roba? Abbiamo preso, un giubbotto di livello 10. Gilet riflettente in nylon fibra metallica. Ma sembra da lavoro in corso. Orribile. Orribile, vale un sacco di soldi però. E lo possiamo già smontare? No, questo forse conviene venderlo. L'ho smontato. Non ho resistito. Ho detto che non voglio creare, ma voglio potenziare. Quello mi piace invece. Potenziare mi piace. Quest'arma non mi interessa. La terza arma sarà un fucile di precisione, è ovvio. Prima o poi. Potremmo aumentarci un pochettino l'armatura. Questa ha addirittura così tanti componenti perché è rara? Ah, aumenta l'illusione lei. La ragazza. No, rendiamoci il giacchetto niente perché ci mancano componenti. Ok. Questo scontro che abbiamo appena avuto mi ha fatto capire quanto dovremmo essere attenti a potenziarci e ad essere ottimizzati perché questa città sa essere dura. Ma lei è... È vivo, sì. Sì, ok, a posto. Perché aveva quell'arma lì vicino. Qui non state proprio messi... Cos'è quello? Una pistola? Grazie. C'era nient'altro, no? Ok, le granate sono utili. Ecco, quelle potrebbero essere davvero utili nel mio lavoro. Imparare a... gestire meglio gli esplosivi. Salve. La guida culinaria di Night City. Fish da poker. Quello è per collezione, quasi l'ho preso. E chiunque ci fosse è scappato, eh. Non scemo. E la Nicola. Ok. Salve. E...
Dovrei smettere anche di frugare in ogni posto. Oddio, qui c'è stato altre sparatorie o è sempre la nostra che ha messo paura a tutti? Signori, tutto a posto! Oh diavolo. Forse devo allontanarmi più velocemente, sapete? Forse potrei essere sospetto. Perché si dice che sia salita la mia reputazione? Ma sai, la reputazione vuol dire tante cose. Ho la ruota. Ok, interessante. Volevo testare cos'altro si potesse fare. E questa è una quarta possibile arma. Vuol dire senza armi o cazzotti. No, mi sa che... No, questo è cazzotti. Questo è un qualcosa che ancora non posso usare, probabilmente. Altri Tiger Claws. Non mi interessa adesso, se non sono al mio obiettivo. Spero non siano già... Vediamo se sono già arrabbiati con me su tutto il mio passaggio. No, sembrano i... Oh! Ero così preoccupato... Teppista! Che è che ero scemo io a stare qua in mezzo? È vero? Ero così preoccupato dei Tiger Claws che... Non ho guardato mentre attraversavo la strada. Sciocco. Signorina, tutto bene? La vedo perplessa. Ok. Mi ha scioccato quel combattimento perché... Forse sarà perché in genere lavoro con Jackie e tutto il lavoro pesante lo prende lui. Ma quando mi sono trovato da solo, insomma, degli sgherri di una gang, pensavo davvero di essere a un altro livello. E mi sono reso conto che così non è. Mi sembri un po' teso, bello. Lo sono. Ti interessa una BD da sballo? Sono già stato qui, bella. Anche se non te lo direi in questo modo. Non è la prima volta. Non mi ricordo di te. Oh, io sì, invece. Sono entrato dall'ingresso principale. Siete tutti simili, vero? Pensa un po'. Ok, le regole sono semplici. Se qualcosa attira la tua attenzione, la cerchi nel catalogo, prendi una BD e vai in un cubicolo. Niente registrazioni, niente palpatine quando le guardie non guardano, vai. Perché concettualmente sarebbe se vedo un'esperienza che mi interessa, me la rivivo in brain dance e mi vado a fare le pugnette da qualche parte. Ma che bel faccino che hai. Ho capito. Interessante. Era... Questa è un'altra birra che sfrutta delle tette in prima impressione, ma più egiziane. Cioè, approvo la scelta di marketing, però sai... Ho difficoltà a farmele entrare in mente, però. Salve, è alla nostra disposizione questo. Lemox, questo leggiamolo. È una di quelle storie che al tempo stesso è molto semplice o molto complicata, a seconda di chi la vede. Per Janice era entrambe le cose. Le Mox sono nate perché occorrevano. Non avevamo nessuno dalla nostra parte. Nessuno ad assicurarsi che la giustizia ci proteggesse. Quindi abbiamo preso in mano la situazione. Le Mox sono composte da persone che nessuno noterebbe se anche sparissero dalle strade. Prostitute, artisti spiantate, ribelli senza una meta e anime inquiete che non hanno avuto fortuna nella vita. Oggi le Mox prosperano, come dimostrato dagli affari fiorenti del Lizzie's Bar. Il Lizzie's è noto per essere il miglior brain dance club di Night City. Corporativi, membri delle gang, pop star e abitanti della zona si riuniscono al Lizzie's per rilassarsi, bere un drink e immergersi nelle BD meglio girate e sintonizzate presenti sul mercato. Tuttavia, buona parte dei clienti ignora che il club è proprietà di una gang e che le Mox operano e vegliano sulle proprie protette, proprio come la leggendaria Lizzie del passato. Conoscete la storia? Lizzie lavorava qui quando questo era un tipico strip club, ci spiega orgogliosamente Janice. Si prendeva cura delle ragazze assicurandosi che i soldi finissero nelle loro tasche e che i denti non finissero sul pavimento. Ad esempio, una volta uno stronzo, nota dell'editore, si riferisce ad un membro dei Tiger Claws. Si stava divertendo un po' troppo con una delle ragazze e Lizzie non c'è stata. Si dice che lo abbia privato delle sue palle da Tiger così in fretta e brutalmente che ci sono voluti giorni per ripulire il sangue e il vomito. Naturalmente loro lo vennero a sapere e la fecero subito fuori. Ma tutti quelli su cui aveva avuto un impatto erano ancora in circolazione. Si unirono, combatterono e beh, conoscete il resto della storia. Quindi lei è morta. Ok. Ma che bel faccino che sì, hai. Me l'hai detto anche prima. Ok, ho capito. Sono affascinante. Di qua non posso andare, giustamente. Roba da staff. Ho sentito che l'ha già mollata. Ah, sai che sorpresa. E l'altra volta eravamo seduti là quando arrivarono i miei
simpatici amici della Arasaka. Cosa di utile? Ti avverto, ho molte conoscenze. E quindi? Voleva entrare là dentro? Alla VIP? Lascia fare, ragazzo. Alcuni li leggerò forse un giorno, ma intanto che ci sono li raccolgo. Salve, ragazzo. Ciao. Prendi qualcosa? Cosa c'è sul menù? Ok, posso intanto venderti delle cianfrusaglie. Per un sacco di soldi. Ah, la fish da poker che volevo prendere per collezionismo. Hai dei bei drink? E questo è quanto. Giustamente, giustamente. Non devo fare colpo su nessuno, per cui... Lizzy lavora ancora qui, sappiamo di Noma. Per curiosità, il nome Lizzy's deriva dalla sua proprietaria? Non esattamente. E non è una bella storia. Ora mi interessa ancora di più. Ai tempi la vera Lizzy gestiva uno strip club in questo locale, il Lizzy's Bar. Le ragazze erano pagate, assicurate e avevano una discreta sicurezza. Un buon locale. Lasciami indovinare, non è durata. No, ci hanno pensato i Tiger Claws. Un Tiger pestò brutalmente una delle ragazze di Lizzy. Senza esitare, Lizzy gli sparò nelle palle. Il giorno dopo venne a trovarla l'intera gang. E Liz fu spacciata. Ma alla fine i Tiger diedero il locale alle Mox, no? Più o meno. Le Mox fecero un patto con loro. Fortunatamente mantennero la calma e si riorganizzarono. Ora il capo è Susie Q, ma l'insegna è quella di una volta, in segno di rispetto. E gli affari continuano a prosperare. Ok, già abbiamo imparato qualcosa di più di quello shard. Ottimo. Sto cercando Evelyn Parker. Sai se è qui? Chi lo vuole sapere? Non voglio dare nessuna mancia abbondante. Ma proprio nessuna. Cos'è questo simbolo? 4 karma? Beh? No. Non, pochi soldi. Mi chiamo V. Ho un appuntamento con lei. Beh, V, piacere. Io sono Matteo. Allora, Evelyn? Il club è grande. Guardati in giro. Non posso farlo per te. Tutto a posto, Matteo. Lo stavo aspettando. Ok. Quando avrò più soldi darò mance abbondanti. È una promessa che sto facendo ora a me stesso. Devo tornare in cima. E ci tornerò, ho diavolo. Ho capito che eri appena hai messo piede qui dentro. Senzon, è l'unica tequila che bevo. E tu come lo sai? Mi piace sapere tutto delle persone con cui tratto. O forse ho solo tirato a indovinare. Allora, questo simbolo con il 6. Cosa mi deve indicare? Mi manca una conoscenza. Beh, perché siamo qui? Che ne pensi? C'è un motivo preciso. A dire il vero, questo posto non mi sembra proprio da te. Lo prendo come un complimento. Vieni, so dove possiamo parlare al riparo da orecchie indiscrete. Siamo nella lounge, Matteo. Se qualcuno chiede di noi, non ci siamo. Non ci siamo. Quindi ci sono dei simboli che abbiamo visto, tipo il karma. Devo capire se sono simboli di statistiche. Ok. Ok. Interessante visione qui. Cioè, gradisco, gradisco molto. Mi dica. Dex mi ha parlato molto di te. Ha detto che sei professionale, efficiente e affidabile. Sì, io sì. Spero sì. Che non abbia esagerato. Allora. Queste sono le nostre abilità, sto probabilmente. Aspettando. Quindi questo vuol dire che io quanto sparo, quanto sono freddo, cose del genere? Non ti interessa quello che pensa Dex. Che ti interessa quello che scoprirai da me. Non te ne frega un cazzo di quello che pensa Dex. Lo sappiamo entrambi.
Hai problemi ad accettare i complimenti? No, è solo che non mi sembri tipa da lusinghe. Sbaglio? Forse tu non sei tipo da Dex. Vi conoscete da tanto? No. Ho iniziato da poco con lui. Dicono che esistano due tipi di fixer. Quelli che usano sempre le stesse squadre, con contratti lunghi e guinzaglio curto. Cercano soprattutto lealtà e prevedibilità. E poi c'è l'altro tipo. Quello di Dex. Dimmi. E dai, di quello che vuoi dire. I cacciatori di teste non si fidano della gente, ma di qualcos'altro. Del loro intuito. Scommettono sul potenziale. E se sbagliano, diventa l'ultimo errore che fanno. Spero che l'intuito di Dex ci abbia visto giusto in questo caso. Tranquilla, questo non è in discussione. Ok, veniamo al punto. Che cosa hai per me? Il tuo obiettivo. Immagino che tu sappia cosa sia. Il Relic. Un chip del programma assicura la tua anima, il componente principale. Abbiamo a che fare con la Rasaka, il che rende il tutto un lavoro fottutamente pericoloso. La Rasaka ha investito milioni nella tecnologia di trasferimento della personalità, ma a me interessano solo i dati. Il chip è nascosto nel Compeki Plaza, l'hotel. Ci sei mai stato? Conosco. La Rasaka ha fatto un buon lavoro con gli hotel di quella catena, ma devo dire che il Compeki di Tokyo è una spanna sopra gli altri. Guarda che sono identici. Ma è lo staff. Nessuno batte il servizio, esatto. Giapponese. Singapore, Parigi, Washington. Sembrano tutti parenti poveri al confronto. Beh, non posso darti torto. Dov'è nascosto esattamente il chip? In una suite all'ultimo piano. La stanza è occupata da Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? Scusami? A Night City. A quanto pare i Quotifax non mentivano stavolta. Tutta la città ne parla. L'unico figlio rimasto di Saburo Arasaka, il legittimo erede dell'impero Arasaka. Ma non era Arasaka una sorta di ribelle anche lui? Ti prego. O mi sto confondendo? Sarà così. L'imperatore è pronto a cedere il suo trono dopo 150 anni. Ne dubito. Pochi a Night City sono a conoscenza dei veri piani degli Arasaka. E tu sei una di loro? Non credo. I pezzi grossi come Yorinobu hanno alle spalle un esercito. L'hotel sarà una cazzo di fortezza. Yorinobu non vuole nessuno intorno a sé. Niente guardie. Se n'è sbarazzato da un bel po' di tempo. Problemi di fiducia, ma... E sembra perché? Stolto. Sai cosa dicono sull'intelligenza della Rasaka, no? Starnutisci a Night City e a Tokyo cade un petalo di ciliegio. Yorinobu era convinto che le sue guardie della Rasaka facessero rapporto. Ed è ovvio che fosse così. Ma è ovvio. Ma era comunque più sicuro. Quindi non colpiamo la corporazione, ma Yorinobu Arasaka in persona. Yorinobu è una marionetta. Ha perso ogni privilegio anni fa. Ah, ok, il rivoltoso era l'altro fratello. Saburo ha tenuto per le palle Yori per anni. E finirebbe per strappargliele se scoprisse che suo figlio non riga dritto di nuovo. Ok. Comunque, parliamo pur sempre di Yorinobu Arasaka, cazzo. Senti, se hai altri assi nella manica, questo è il momento di calarli. Ah, questa ti piacerà. Yorinobu ha rubato il chip da un laboratorio dell'Arasaka. Ha fatto un patto con la Netwatch. Vuole venderglielo. L'hai visto l'asso? O devo farti un bel disegnino? L'ho visto, sì, questa è un'occasione d'oro. Vuol dire che lui è totalmente estraneo adesso. Non ha la protezione dell'Arasaka. E anzi... Non mettermi fretta, Evelyn, sto pensando. Io odio la Rasaka adesso, purtroppo. Perché come corporazione erano davvero il top. Ma mi hanno pugnalato e questo non posso perdonarlo. Ma in altra occasione avrei potuto addirittura fregare a Yorinobu e rivendere il relic alla Rasaka stessa. E ci avrei fatto un fottio di soldi.
invece la Netwatch? Dimmi un po'. No, non la bevo. L'integrità della Netwatch dipende dalla sua neutralità. Perché macchiare la sua reputazione procurando roba rubata? La Netwatch fornisce sicurezza a tutte le corporazioni e guadagna milioni per farlo. Ma di questi tempi, chiunque ha le mani in pasta. Non esistono santi. Per vincere, bisogna giocarsi. Ah, sì, non faccio fatica a crederlo. Yuinobu cosa ci guadagna? Oltre a avere tantissimi soldi, ma già ne aveva, se non sbaglio. Quindi Yuinobu cosa ci guadagna? È uno smacco verso il padre. Non è importante, concentrati su... Quello è uno smacco al padre. Cosa hanno da offrirgli i guardiani e i protettori del cyberspazio? Informazioni sui suoi nemici? Non ha alcuna importanza, perché tu farai in modo che la transazione non abbia luogo, no, che il chip arrivi a me. Tu mi stai nascondendo cose, Evelyn, che legittimo, ma sta anche a me tentare di tirartele fuori. Bene, quindi niente sicurezza della Arasaka sul dispositivo, visto che Yorinobu l'ha rubato in segreto. E lui dove lo nasconde? Probabilmente in un contenitore speciale, in grado di ricreare un ambiente neurale. Da fuori potrebbe sembrare una normale valigetta. Un ambiente neurale? Lo scoprirai presto, se abbiamo finito di spettegolare sugli Arasaka. Ho sentito un po' di cose su Yorinobu. Ha studiato finanza e biotecnologia a Tokyo. Immagino per volere del padre. Mm-hmm. Saburo l'ha allevato come suo successore. Ma poi Yorinobu ha tagliato i ponti con la corporazione. Si è unito agli Steel Dragons, nomadi di Tokyo. Ho sentito che programmavano un golpe interno alla Arasaka. Ok, no, ci avevo preso, era lui. Quel lampo di ribellione adolescenziale è finito, come finiscono tutti. Yorinobu è tornato a lei, ma il rancore è rimasto. Stolto. Vedo che sei informato. Ma questo è solo un aspetto di lui. Ce n'è un altro. Un uomo intelligente che ha i suoi piani per la corporazione. Molto rischiosa come mossa. Pare che voglia giocarsi tutto con questa storia del Relic. Già, perché si è bevuto la più grossa bugia di questa città. Che può mantenere il controllo della situazione. Di tutto quanto. Me ne ero illuso anche io. Un'ultima cosa. I dati sul chip. Di che si tratta? Irrilevante, del tutto. Non lo è. Parliamo dei dati che Yorinobu ha rubato alla Arasaka e che, come se non bastasse, vuole piazzare alla Netwatch. A me non sembra così irrilevante. Ascoltavi, il Relic è un problema mio. Tu pensa solo a guadagnarti la paga. Occupati del lavoro e io riempio per bene il tuo conto in banca. Immagino di dovermi accontentare. Ok, e ora? Ora viene la parte migliore. Seguimi. Ho qualcosa che dovrebbe aiutarti a pianificare. Una brain dance girata al Compaq Plaza. Che me ne faccio di una brain dance? Mi servono dettagli, non emozioni. Credi che le BD servano solo a strizzare tette virtuali? A smanettarsi nei cubicoli? Ho capito. No. Possono essere molto utili. Mi dispiace. Qualcos'altro? Sono ottime per analizzare dettagli che vanno oltre la percezione umana, tranquilla, per quanto potenziata. Proprio quello che ti serve. Cosa c'è nella BD? La suite di Yorinobu. I meravigliosi interni. Il Relic dovrai trovarlo tu. Spero avrai abbastanza dettagli da rendere la cosa fattibile. Aspetta, vuoi dire che l'hai registrata tu? Mm-hmm. Impianto di registrazione BD. È un problema? Interessante. Quindi puoi farmi già uno spoiler? Ci saranno anche delle tette non virtuali?